Salve a tutti, sono Alfonso, benvenuti nel mio nuovo video. Oggi avevo voglia di mangiare qualcosa di qualche preparazione di mare e quindi sono stato qui a Isernia, dove vivo, dall'amico Maurizio alla pescheria La Conchiglia e ho preso questi fantastici lupini. Approfitto, saluto Maurizio e lo ringrazio per offrirci sempre prodotti di qualità e soprattutto un gran servizio. E quindi grazie a lui che ho deciso di preparare oggi questi lupini. Potevo fare uno spaghetto, ma non lo so, io avevo voglia di un piatto mare e monti, diciamo, e quindi ho pensato di preparare delle patate con i lupini. Ecco qua. Quindi faremo pasta, patate e lupini, ok? Dai, iniziamo. Prima cosa da fare sarà preparare le nostre patate. Quindi qui ho una scodella con dell'acqua dove metteremo poi le patate per non farle ossidare e iniziamo subito a pelarle. Una volta pelate andiamo a tagliare. Io andrò a fare dei cubetti non troppo grandi, così in questo modo più o meno, guardate. Questa grandezza, più o meno, anche se sono irregolari non fa niente, anzi direi meglio, ok? Allora, le nostre patate sono pronte, direi che possiamo passare ai fornelli. Andiamo in una padella, mettiamo un filo d'olio. Pochino, così, uno spicchio d'aglio, dei gambetti di prezzemolo e accendiamo. Quando inizia a sfrigolare, sentite, vedete? Possiamo mettere i nostri lupini. E voilà. I nostri lupini si dovranno ovviamente aprire. Una volta aperti sono pronti, ok? Quindi metto un coperchio. Adesso aggiungo un mezzo bicchiere di vino bianco. E lasciamo aprire i lupini. Benissimo, i nostri lupini si sono aperti, mentre aspettiamo che anche gli ultimi si aprano, togliamo i gambetti di prezzemolo e l'aglio. Perfetto, direi che ci siamo, la spegniamo e adesso con un colino andiamo a filtrare i nostri lupini. Questo per due motivi: uno, perché noi dobbiamo recuperare l'acqua di cottura che ci servirà per le patate, e due, perché anche per evitare che magari qualche pezzetto di guscio rimanga nella pasta e potrebbe crearci problemi nella masticazione, ok? È arrivato il momento delle nostre patate, quindi mettiamo un filino d'olio nella stessa padella, accendiamo. E aggiungiamo le patate. Allora, facciamo rosolare un pochino le patate. In questo momento tiriamo un pochino e le facciamo rosolare un po', va bene? Le nostre patate stanno rosolando. Cosa molto importante che non vi ho detto prima è non aggiungete sale, ok? Tassativamente. Eventualmente verso la fine della cottura assaggeremo e vedremo se c'è bisogno di, appunto, di aggiungere qualcosina, ma molto probabilmente non ce ne sarà bisogno, ok? Quindi procediamo. Allora, se le nostre patate stanno rosolando, andiamo ad aggiungere l'acqua dei nostri lupini in questo modo e un pochino di acqua normale.
Adesso mettiamo il coperchio e facciamo raggiungere il bollore. Le nostre patate quindi bollono in questo momento e possiamo aggiungere la pasta. Io come pasta ho scelto una pasta mista. La pasta mista, questo tipo di pasta cuoce in 10 minuti, cuocendola in questo modo ci vorranno 2-3 minuti in più per la cottura, ok? E andiamo. Allora, da adesso in poi non c'è più bisogno del coperchio. Faremo cuocere la pasta, all'occorrenza aggiungeremo dell'acqua se si asciuga troppo, va bene? Questo a fine cottura. Nel frattempo che la nostra pasta cuoce, noi andiamo a fare un altro lavoretto. Ci andremo a sgusciare i lupini. Qualcuno ce lo conserviamo giusto per poi aggiungerlo al piatto come decorazione, va bene? In questo modo io mi aiuto con un cucchiaino. Come sono molto piccolini, per evitare di romperli, ok, mi aiuto col cucchiaino, va bene? Ci vediamo dopo allora, dai, io continuo. Eccoci di nuovo qui. Allora, è arrivato il momento di assaggiare sia la cottura che appunto la sapidità. Allora, prendiamo la pasta, quella un po' più dura. Allora, ci siamo. In questo caso dobbiamo aggiungere un pizzichino di sale. E ci siamo. Allora, aspettate, faccio prima sciogliere un po' il sale. Allora, spengo il fuoco, vado ad aggiungere i lupini che abbiamo sgusciato prima. Ecco, poi una spolverata di prezzemolo, e un altro po' direi. Allora, giriamo e adesso prima di impiattarla, questa pasta deve riposare qualche minuto così. Va bene? Lasciamola stare un po' così. A chi piace, a me piace in questo caso, aggiungo del peperoncino. Non avevo quello fresco, però ho sempre nella mia dispensa questi secchi, che comunque ovviamente sono diversi dal fresco, ma danno anche loro un bel sapore. Ecco fatto. Ed eccoci finalmente, il nostro piatto è pronto. C'è da dire una cosa subito, che è un piatto semplice sia in esecuzione ovviamente, perché, ma anche come ingredienti, se puoi pensare che c'è solo una patata, dei lupini, sì, qualche odore, il rapporto ingredienti e sapore è notevole. Allora, io ovviamente assaggio, come sapete, vado. Che bontà.
sapete che vi dico. Io vi saluto, vi ringrazio e vado a finire la pasta. Ciao!